Ciao e benvenuti nuovamente in questo canale in cui parlo di magia, i tempi della filosofia, i tempi in cui ci troviamo tra l'incudine, purtroppo, del virus e il martello del nichilismo. Eh sì, il nichilismo di cui aveva parlato bene Nietzsche, quasi in un modo profetico, capendo bene cosa sarebbe successo. Il nichilismo che, secondo la definizione di Nietzsche, è l'assenza di valori, di perché e di scopi. Voi ce li avete, dei valori, degli scopi, dei perché? Spero di sì, perché ognuno di noi deve riuscire a trovarli. In questo momento anche di grande difficoltà, il pianeta veramente travolto dallo sgomento, no? Da un punto di vista dell'umano. Comunque è un periodo anche di metamorfosi, sicuramente di trasformazione, qualcosa sfarfallerà fuori da questa crisalide. Allora, io sono qui con Cara Zorel, la mia aiutante, colei che mi protegge, che è anche d'accordo con le cose che ho appena detto, non dice niente, ma parliamo dietro le quinte, e lei vola e mi protegge dall'alto. Un giorno prenderà il mio posto. Però, per intanto, vi racconto ancora io delle cosucce. Allora, di cosa vi sto parlando ultimamente? Vi sto parlando dell'ascendente in particolare. Allora, argomento si può dire in un certo senso controverso. Allora, c'è tutta questa corrente di pensiero che dice che l'ascendente è la parte più vistosa, più evidente, che si mostra di più di un individuo. Qualcuno dice la carrozzeria. Mentre il segno sarebbe, diciamo, un po' secondario da un punto di vista dell'esposizione. Questo per me è abbastanza sorprendente, devo dire. Trovo che il mio pensiero, che può essere considerato controcorrente, è assolutamente banale addirittura, lo voglio anche un po' svalutare, è banale, è elementare perlomeno. Cioè, io in realtà nuoto seguendo la corrente, tenendo conto di quello che è un'evidenza. L'evidenza sta là dove c'è luce, naturalmente, quindi vado a cercare la luce. Ora, come racconto sempre, per essere astrologi bisogna essere poeti, almeno un pochettino. Non dico che bisogna essere Montale, bisogna essere Ungaretti o bisogna essere Rilke, ma bisogna essere un po' poetici. Allora, il poeta conosce le sfumature, noi viviamo in un mondo di like e dislike, tutto mi piace, non mi piace, polemos, scontri, tutto è bianco o nero, non ci sono tanto le vie di mezzo. Questo naturalmente dipende anche dal tipo di tecnologia che abbiamo in una certa misura, anche se poi la tecnologia porta anche all'analogico, in definitiva, a tante sfumature, ma questo è un altro discorso, perché c'è anche un caos in fondo all'interno della rete, che comunque può essere anche salutare. Dal caos nascono anche tante cose interessanti, dal fango, dal brodo primordiale, si potrebbe dire così, utilizzando questa espressione darwiniana, potrebbe nascere qualcosa di molto interessante, possono nascere co cose molto interessanti. Ora, bisogna essere un po' poeti, effettivamente, capire soprattutto i simboli, capire le metafore, questa è la cosa fondamentale, la metafora. Ora, il segno da cosa è segnalato, da cosa è determinato, da cosa è definito? Dal sole. E cosa c'è di più grande, potente, maestoso in questo sistema solare del sole? Niente. E il sole è ciò che produce luce. Noi non saremmo qui a parlare, non sarei qui a parlare, non sarete lì ad ascoltare se non ci fosse il sole, non ci sarebbe questo video. Video viene da una parola, etimologicamente vuol dire vedere, no? Allora, non ci sarebbe assolutamente niente senza il sole. D'altra parte, il sole è ciò che crea trasparenza, ciò che crea la visione, quindi certamente è lì, nel sole, che c'è ciò che vedo, e quindi è nel segno ciò che vedo subito, che mi si pone davanti, ciò che si manifesta. Dentro manifestare c'è la parola, la particella phos, no? Phos è la parola greca che vuol dire luce. Ora, l'ascendente non è che sia meno importante, è importantissimo, importante tanto quanto il segno, ma è la parte più nascosta. Tenete conto del fatto che l'ascendente, ma non è neanche come Chirone, cioè un pianetuzzolo, non è la Luna, non è un corpo, è una configurazione astronomica, è un punto astronomico. È importante, però se ci pensate si parte da un'astrazione in un certo senso. Ora, se i vostri genitori sono degli astrologi, quando voi nascete, oppure insomma conoscono l'astrologia un pochettino, cos'è che fanno? Naturalmente questo non si può fare in ogni caso anche in un secondo tempo, ma cos'è che fanno quando tu nasci? Guardano verso oriente, verso destra e vedono, diciamo così, così un'immagine un po' pittoresca, una costellazione salire ad oriente tagliata dall'orizzonte. Quel taglio d'orizzonte, quel taglio della costellazione è l'ascendente.
Ora, l'ascendente è questa costellazione che sale misteriosamente dal profondo, dal lontano oriente, da dove arrivano effettivamente i re magi, che poi vanno là dove c'è il sole, e il sole è ciò che appare nella grotta di Betlemme, il bambino divino, la nostra luce, no? Che appare, è la luce indicata dalla stella cometa, e tutti i pastori vanno lì a vedere il bambino che nasce, ma i re magi arrivano da oriente a portare i regali arrivano dal profondo, arrivano dall'ascendente. Allora, l'ascendente è questo. Allora, se io lo spiegassi ai bambini agli elementari, capirebbero molto bene. Che cosa direi loro? Direi che ci vorrebbe una scuola così, dove ci siano tante materie, non solamente la matematica, ma insomma tutte le materie. Io, se facessi una scuola personale, introdurrei la filosofia, ma semplice, ma sin da molto presto, e che è fondamentale, anche la scienza, certamente, e l'astrologia e la magia in generale, il pensiero magico, fondamentale per capire la realtà in toto, nella sua interezza. Ai bambini che cosa direi? Ragazzi, bambini, allora, la personalità è un albero. Pensate ad un albero, voi siete un albero. Che cos'è in questa figura? L'ascendente è la radice, certamente la radice è fondamentale, se togli la radice l'albero è morto. Che cos'è il segno? È la chioma, è la parte emersa dell'albero. E capirebbero bene e porterebbero per sempre con sé questa immagine e nel suo diciamo scenario analogico, non digitale, perché la radice è collegata alla chioma, quindi bisogna capire questa sfumatura. La comprenderebbero sempre bene. Forse bisogna capire le cose sin da piccoli, perché poi da grandi, quando ci si fa delle idee, ci si cristallizza e da lì non ci si muove più e diventa difficile. Ora, questa è l'immagine. Allora, se io guardo te, dico, beh, tu sei un nocciolo, un cachi, un castagno, un mandorlo in fior, un ciliegio, ma lo dico vedendo la chioma, ciò che è emerso, e quello è l'aspetto evidente, quello del segno. È la parte tua che va in scena ogni giorno, è il protagonismo quotidiano. Qualcuno mi ha parlato della prima casa, ma giustamente, la prima casa però riguarda il protagonismo di un certo tipo, quello del palcoscenico, che è anche artistico, quello del cantante, quello dell'attore, è qualcosa di specifico, come, che riguarda, un po' come tutte le case, segnalano un certo modo di esprimersi dell'io. Invece l'io in sé, il sole, il segno, il sole è cos'è? L'ego, è l'io, è il nocciolo letteralmente rovente della personalità, rovente perché nel sole ci sono infinite esplosioni nucleari, atomiche. Allora, il sole è l'ego che va in scena ogni giorno. Voi siete del cancro o del toro o della vergine, agite secondo il vostro segno così quotidianamente, da quando vi alzate al mattino fino a quando andate a dormire la sera. Vi esprimete sempre in quel modo. Ora, certamente l'ascendente vi accompagna sempre, è onnipresente e tante volte si manifesta in un modo forte, naturalmente. Allora, in generale, per vederlo bisogna un po' scartare il pacchetto regalo, no? Quei regali che, volendo, anche portano i re magi dall'Oriente. Allora, aprono lo scrigno e dentro ci trovi l'oro, oppure la mirra, l'incenso. Scarti il regalo e il regalo, quello che c'è dentro la scatola, dentro la carta, è l'ascendente. Oppure sbucci un frutto, togli la buccia, togli la polpa e trovi il nocciolo, che è l'ascendente. Bisogna capire queste cose. Non è che sto togliendo importanza all'ascendente, anzi, infatti questo video, come altri che ho fatto e farò ancora, mettono in luce l'importanza dell'ascendente. L'ascendente è importantissimo, tanto che effettivamente le persone si esprimono, tu ti esprimi col tuo segno generalmente, ma in definitiva, in ultima analisi, ciò che forse è più autentico di te, mi voglio anche sbilanciare, è l'ascendente, ma non è la parte che si vede di più. Non è, diciamo, la maschera. Poi la maschera non è finta, eh? La maschera che noi indossiamo è reale. Noi interpretiamo un certo tipo di personaggio. Quello è determinato dal sole. Bisogna capire queste cose. Naturalmente, se non siete d'accordo, va benissimo, eh? Io vi propongo questo, lo so, da un punto di vista simbolico, perché è evidente, è chiaro, e lo so anche per esperienza. Ho fatto centinaia, migliaia di oroscopi, nel senso che ne ho interpretati tantissimi, ne ho letti, interpretati, studiati, spiegati tantissimi, quindi per me è un fatto elementare. Però se voi non foste d'accordo, va benissimo così. Cioè, la discussione è sempre aperta, è sempre interessante anche portare avanti il discorso.
Bene, detto questo, parliamo dell'ascendente gemelli. Ho parlato dell'ascendente ariete, dell'ascendente toro, ascendente gemelli. Per certi versi, per capire l'ascendente gemelli, bisogna capire semplicemente il segno dei gemelli, quindi basterebbe anche andare a vedere che cosa ho detto io, cosa dicono altri astrologi del segno dei gemelli. Qualcuno mi ha già chiesto, mi ha già detto, hai parlato della bilancia, solo che ci devo arrivare. Purtroppo ho anche altre cose da fare, questi video li faccio piano piano. Ci sono stati dei momenti in cui ne ho fatti tantissimi e poi ci sono dei momenti in cui rallento perché sto facendo tante altre cose, ormai la vita è la vita. Però ci arriverò, prima o poi ci arrivo. Abbiate pazienza. Però se siete impazienti potete semplicemente tenere conto che il vostro ascendente è il cuore della vostra persona, è il motore nascosto, e andare a vedere che cos'è quel segno. Se capite il segno capite anche cosa avete nel vostro mondo interiore. Allora, voi se siete ascendente gemelli, come siete? Potete essere del Sagittario, dal punto di vista del segno, potete essere il Sagittario, che è un segno certo saggio e selvaggio, focoso, pieno di energia, ma anche appunto saggio, quindi ha qualcosa di adulto. Oppure potreste essere del Capricorno, un segno adulto per antonomasia, quasi vecchio, no? Anche quando si è giovani, si è già anziani, ma nel senso migliore della parola, si è veramente molto razionali. Così, la sto semplificando tantissimo, questo è il Capricorno. Però se avete l'ascendente gemelli, come siete? Allora, il segno dei gemelli è un segno d'aria, quindi c'è leggerezza. Leggerezza nel senso migliore della parola, un po' come la indicava Italo Calvino, la leggerezza, non è intesa come così superficialità. Anche se effettivamente i segni d'aria tante volte vengono indicati come superficiali, ma questo è discutibile. La bilancia è superficiale, sì, per certi versi, anche l'acquario, certamente anche i gemelli, che non riesce a stare troppo fermo su una sola cosa. È come un'ape che ronza e vola di fiore in fiore, prende il nettare da un fiore ma sta lì poco, poi se ne va via. Ok, è vero, i gemelli sono irrequieti, non riescono a stare troppo su una sola cosa, soprattutto da un punto di vista intellettuale. Si annoiano subito, no? Hanno bisogno di divertirsi, di scoppiettare, no? Di oscillare, di muoversi velocemente da un punto all'altro. Questo non vuol dire però che sia un fatto negativo. La leggerezza è qualcosa anche di sublime, che bello quando una cosa è leggera. So, penso per esempio ai libri, non c'entra tanto con i gemelli, ma ai libri di... i romanzi in particolare, ma anche i saggi assolutamente, di Baricco, Alessandro Baricco, che tutti conoscete, a cui tanti, non so perché, è antipatico, a me è assolutamente simpatico, lo trovo veramente geniale, è dell'acquario, segno d'aria, e i suoi libri sono veramente all'insegna della leggerezza, cioè sono vaporosi, sono, non so, veramente ti fanno sentire freschezza, un po' come, andando più indietro, i libri di Italo Calvino. Scrittore che non va assolutamente dimenticato, per me è lo scrittore italiano migliore in assoluto, per me, per i miei gusti, Italo Calvino, della bilancia, anche lì segno d'aria. Però vabbè, adesso sto un po' divagando effettivamente, però parlando effettivamente del segno d'aria, della leggerezza del segno d'aria. Beh, d'altra parte, allora, se pensiamo ai gemelli dobbiamo pensare a Mercurio, Hermes Hermes, l'accento mettetelo dove volete, questo dio. Quando pensiamo ai gemelli pensiamo a Mercurio, quando pensiamo a Mercurio dobbiamo pensare ai gemelli. I gemelli sono un tutt'uno con questo dio, che è leggero, è volante, ha le calzature alate, ha il petaso, che è il cappello da viaggiatore con le alucce, e si muove tra l'Olimpo e la Terra costantemente per portare dei messaggi ai terrestri. Ora, questo dio, che lo possiamo assimilare assolutamente al mondo dei gemelli, quindi voi che avete l'ascendente gemelli o siete dei gemelli, pensate a questo dio, pensate a Mercurio, e voi siete Mercurio, siete mercuriali. Mercurio è un dio molto diverso da tutti gli altri che stanno nell'Olimpo, in questo pantheon di divinità greche. È un dio che si distingue per la sua astuzia, per la sua intelligenza vibrante, per il fatto che è ludico e giocoso, e poi prende in giro gli altri dei, no? Gli fa marameo, no? Egli, insomma, ama prendere in giro i suoi uguali, perché lui in definitiva è un dio come gli altri, però si distingue, è veramente un adolescente, è un ragazzo, no? E poi, a differenza degli altri dei, ama stare molto in mezzo alla gente, ama stare nel mercato, ama stare proprio in mezzo alle folle. Insomma, Mercurio, immaginiamo che esista veramente per un attimo, così come in un film fantasy, forse esiste, chi lo sa, si muove tra di noi. Adesso vabbè, siamo tutti distanziati, ma immaginiamo una folla, le folle, no? Gli assembramenti, siamo tutti insieme e Mercurio si muove così,
un po' anonimo volendo, così un po' nascosto, però lo vedi, no? Capisci, no? Che potrebbe essere lui per come si veste, in un modo colorato, simpatico, molto giovanile, e cammina in mezzo alla gente, sta in mezzo a noi, Mercurio. Molto diverso, per esempio, da Giove Zeus, che scende dall'Olimpo solamente per sedurre delle mortali, per accoppiarsi, per generare degli semidei, tutta un'altra cosa. Gli altri dei sì, intervengono però in un modo molto diverso. Invece Mercurio è legato alla comunicazione, certo, allo stare in mezzo alla gente, ama il gossip, ama non solo il gossip, anche i messaggi importanti, però ama molto ascoltare Mercurio. Che fa parte della struttura dei gemelli, è legato anatomicamente all'orecchio, quindi ascolta tanto e questo poi lo porta a dire delle cose. È diverso dal Sagittario, che è molto legato alla parola. Tuttavia, ascolta così tanto e così bene che poi ha una facoltà di dire molto potente. Mercurio è questo. Allora, Mercurio, l'adolescenza. Questo è fondamentale. Allora, se voi siete ascendente gemelli, siete degli adolescenti di fondo. Avete quello spirito spumeggiante, brillante, argento vivo, Mercurio, argento vivo, che è tipico dell'adolescenza. Avete una visione a 360 gradi, molto mobile, certo dispersiva per certi versi, come dicevo prima, l'ape che ronza di fiore in fiore. È difficile per i gemelli stare fermi su una sola cosa, però così. Così ariosa, vedete l'orizzonte rotondo attorno a voi, tutto è possibile ancora, sempre, sempre. Questo è tipico dell'adolescenza. Ora, l'adolescenza è un periodo ben preciso, e questo è il punto di riferimento dei gemelli. È un punto, che è anche un periodo che è anche leggendario, no? Per certi, quando si cresce. Naturalmente, quando si è adolescenti, forse non così tanto, anzi, può essere problematico. Problema, P. Come Plutone, effettivamente, che è esaltato, vedete, è qui nel cuore dei gemelli. Anche questo c'è nell'adolescenza, ci sono anche dei grandi problemi, però col passare del tempo diventa una leggenda, l'adolescenza. Questo quasi per tutti, soprattutto questo vale per i gemelli. Ora, l'adolescenza è un periodo ben preciso in cui non si è più bambini, questo è chiaro, e non si è ancora adulti. Si può dire che siamo delle pupe durante quel periodo, le ragazze, le donne sono pupe, le femmine sono pupe. Proprio la parola dice tanto. Pupe, tra l'altro, pupa come Plutone, beh, forse non tanto, però c'è anche questo. E i ragazzi, i maschi, sono satiri, un po' come Pan, ecco qui, P come Pan. Pan che è figlio di Mercurio, attenzione, è questo satiro. Avete presente quelle zampe di capra, le corna di capra, che scruta le ninfette, spostando i rami così dei cespugli, eccetera, del bosco, e guarda queste ninfette che fanno il bagno, queste belle fanciulle che si bagnano in un laghetto. Insomma, è l'esplosione ormonale durante l'adolescenza, questo, in particolare nei maschi, certamente anche nelle ragazze, però nei maschi diciamo il fatto è più vistoso. È un momento di metamorfosi, trasformazione, si è in un bozzolo e poi da lì bisognerà sfarfallare fuori. Ora, l'adolescenza è un periodo ben preciso e nell'astrologia, nell'oroscopo, nel tema natale è segnato. Io se voglio capire l'adolescenza di un individuo guardo Mercurio. Devo, per sapere come ha vissuto la sua adolescenza, ma anche voi potete farlo, certamente. Volete sapere com'è la vostra adolescenza, l'adolescenza di qualcun altro, guardate dove si trova Mercurio, segno e casa. Ora, l'adolescenza è anche uno stato d'animo che ci portiamo dietro per tutta la vita, così come ci portiamo dietro l'infanzia, la luna, da un punto di vista astrologico. Ce la portiamo per sempre dietro. Poi c'è qualcuno che un po' la dimentica l'adolescenza. Giustamente oppure ingiustamente, dipende, non so, dipende dai gusti, non è che ci sia. Comunque rimane il fatto che di fondo c'è sempre. Quello che hai imparato durante l'adolescenza te lo porti sempre dietro, così come quello che hai imparato durante l'infanzia. Durante l'infanzia si impara di più l'aspetto sensibile, si è sensibili, si assorbono delle nozioni che poi sono inconsce, mentre il mondo dell'adolescenza è quello dell'intelletto, della comprensione della realtà, ci si innamora anche di tante cose, delle persone, certo, delle ragazze, dei ragazzi, ma ci si innamora anche dei pensieri. Mercurio rappresenta anche il ragionamento, cioè rappresenta l'analisi, l'intelletto che va in tante direzioni diverse, così a raggiera. Che come un sole è diverso dal sole, certo, intellettuale, tocca tanti punti diversi e tu cerchi di inglobare, prendere tante cose quando sei adolescente e poi ti innamori di qualcosa in particolare ed è ciò che porterai avanti per tutta la tua vita. Ciò di cui ci si innamora durante l'adolescenza, ciò che si capisce anche durante l'adolescenza, sarà ciò che
ci apparterrà per tutta la vita, poi lo approfondiremo, certo, ma sarà sempre quello. Tenete conto che durante l'adolescenza è il momento in cui il cervello funziona meglio. Certo, il cervello funziona benissimo anche fino ai 30 anni, però poi comincia a perdere colpi, poi si può diventare saggi, però non è che si inventano più nuove cose. È proprio l'adolescenza, il momento in cui si è dispersivi, ma si ha un cervello, proprio per un fatto biologico, straordinario, ma questo ce lo dicono le neuroscienze. Allora, tutto questo riguarda il mondo dei gemelli, l'adolescenza. Tenete conto anche, riprendendo un po', diciamo, questa mia prefazione, l'inizio, noi viviamo in questo periodo che conosciamo, ormai conosciamo benissimo tutti perché siamo tutti immersi così del virus, ma anche questo periodo è un periodo adolescenziale dal mio punto di vista, perlomeno. Adesso questa è una divagazione anche un po' poetica oppure filosofica, perché siamo in un momento in cui tutto è caotico. Cosa siamo veramente? Dobbiamo metterci in dubbio. Cosa dobbiamo raggiungere? Qual è l'orizzonte? È un momento di trasformazione, di metamorfosi. Questo ritengo che sia. Siamo in una crisalide, siamo in una pupa, ne possiamo sfarfallare fuori anche veramente molto colorati. Questo dipende da come agiremo, ma penso che alla fine andrà così, nella migliore delle ipotesi. Naturalmente l'ipotesi, la strada negativa esiste sempre. D'altra parte Mercurio segnala anche sempre il bivio. L'analisi dice sempre, analizzare vuol dire vedere questo o l'altro, giusto, sbagliato, vedere le diverse possibilità, quindi potrebbe esserci anche una possibilità negativa, però io con ottimismo penso proprio che siamo in una fase di metamorfosi, quindi di un'adolescenza dell'umanità, così, naturalmente ce ne sono state tante, questo è un momento anche adolescenziale. Allora, dicevo, l'adolescenza, poi l'adolescenza è qualcosa che noi portiamo avanti, soprattutto in quest'epoca, tante volte a lungo, al di là proprio dell'adolescenza proprio tipica, non solo i gemelli, ma così è un po' diffuso e generalizzato questo fatto di essere giovani per tanto tempo. Un po' la società quasi ce lo impone, è necessario, una volta non era così, tempo fa, negli anni 50 un uomo era un uomo, punto e basta. Ora viviamo in un periodo molto d'aria, certamente acquariano, era dell'acquario, e c'è anche questo aspetto dei gemelli, che è l'adolescenza e che è anche la comunicazione. Noi viviamo in un mondo di grande comunicazione, io sto utilizzando YouTube qui, utilizziamo tantissimi mezzi, i mass media, insomma, i mass media ci interessano tantissimo, utilizziamo tanti mezzi di comunicazione, siamo sempre connessi, questo è tipicamente mercuriale. Teniamo conto anche di questo aspetto che sta all'interno del nostro mondo in generale acquariano, molto mobile l'acquario, un turbine costante. Allora, tutto questo è il mondo dei gemelli. Allora, se tu hai l'ascendente gemelli, devi tenere conto un po' di tutte queste cose, dell'adolescenza, della comunicazione, sei sempre acerbo, non vuoi crescere, hai un movimento mentale, una dinamica mentale veramente scoppiettante, sei spumeggiante, veramente c'è un continuo muoverti da un punto all'altro del pensiero, e c'è anche divertimento, certo. I gemelli sono particolarmente comici, spiritosi, nella loro comunicazione sono spumeggianti, sono allegri, certo. Ora, non bisogna confondere l'allegria dei gemelli, che è legata in particolare a Mercurio, con l'ottimismo. L'ottimismo non è che ci sia così tanto. Pensate che nella struttura dei gemelli Giove, che è l'ottimismo, che è la fortuna, Giove, G come gioia, gaudio, gloria, ed è l'ottimismo, è nel suo esilio. Quindi l'ottimismo in realtà non c'è. Ma perché? Ma perché i gemelli sono fin troppo intelligenti per pensare che ci si può abbandonare così facilmente alla vita. La vita è anche difficile. Questo lo sente anche il ragazzo. Da una parte vuole essere spensierato, ma vede le difficoltà, vede Plutone, P come problema, P come pozzo, Plutone come pozzo, come precipizio, come profondità anche perturbante, come petrolio, qualcosa di oscuro. Questa è la psiche, psiche, il mondo oscuro, Plutone, Ade. Ade è l'altro nome di Plutone, Ade che è questo diavolo antelitteram, che è anche un luogo cavernoso. È l'inferno antelitteram, non è il nostro inferno, non è il nostro diavolo della teologia, della religione, è un'altra cosa, però naturalmente è cupo, c'è qualcosa di oscuro. Pensate che nei gemelli Plutone è esaltato addirittura, nello Scorpione è importantissimo, Plutone nel suo domicilio qui è addirittura esaltato. Quindi i gemelli sentono questo aspetto oscuro, quindi sono divertiti e divertono. Ma è così per i gemelli, tutto funziona bene finché il gemelli è librato in aria. Adesso naturalmente parlo soprattutto di chi è ascendente gemelli, però questo naturalmente vale anche per un gemelli, finché è librato in aria, finché gioca,
finché comunica, finché si sta divertendo con il suo pensiero, facendo il giocoliere, no? Sorprendendo gli altri con il suo modo di fare, allora va tutto bene. Ma se si posa per terra, è lì, sente il terreno e si spaventa. Deve sempre essere, anche quando sta in mezzo alla gente, sempre un po' sospeso, no? Così a un centimetro, qualche centimetro dal terreno. Cioè tu non lo vedi, non vedi, no, questa cosa, però il Gemelli ha le suole delle scarpe che non si posano perfettamente sul suolo, e così mantiene la sua vivacità. Se no vede improvvisamente appunto questa oscurità, che è quella di Plutone. Ora, da questa oscurità, in realtà, i Gemelli, che fa parte, Plutone, della struttura dei Gemelli, trae tantissimo, perché è dalla psiche, è dal profondo, è dall'inconscio, effettivamente, che noi traiamo che cosa? La nostra personalità, Plutone, P come personalità, il nostro personaggio, il nostro protagonismo. In effetti, il Gemelli è quasi sempre un protagonista, ha i suoi palcoscenici sociali, che possono essere anche legati alla rete, certo, adesso, legati a un'esposizione mediatica, ma sono anche nella città, in mezzo alla gente, in certi locali, in certi luoghi di ritrovo. Il Gemelli si esprime sempre in un modo abbastanza spettacolare, è un personaggio. Allora, questo dobbiamo tenere conto che è molto legato anche, ancora una volta, all'adolescenza. Quando si è adolescenti si vuole essere dei personaggi, si vuole essere dei protagonisti e si cerca qualcosa di preciso e di potente. Cosa sono io? Quello che è vestito così, quello che legge quei libri, quello che ascolta solo quel tipo di musica. Quindi si ha bisogno anche di un punto di riferimento molto preciso. Ma perché? Ma perché si è anche dispersivi, perché da una parte c'è questa oscurità e questa identità che si cerca e che non è mai tanto chiara, perché comunque, anche se prende una forma chiara, ma c'è oscurità. Si sta traendo da un pozzo e questo rimane sempre un po' tenebroso, ma fa il carisma, dà il carisma. Che poi nell'adulto, nel Gemelli, che continua a prendere dal mondo adolescenziale, è molto presente. Ma poi c'è la parte dispersiva di Mercurio, che va in tante direzioni, che ha tante facce. Quelli ci sono le famose tante facce del Gemelli in Mercurio, perché Mercurio assume tante valenze diverse, si muove da un punto all'altro. Ora, tante volte nei Gemelli si dice sono infidi, sono doppi, ma più che doppi, in realtà sono tripli, quadrupli, sono molteplici, sono poliedrici. Ora, per il Gemelli, in effetti, il mondo è un teatrino. In un certo ambiente si esprimono in un certo modo, in un altro ancora. A dipendenza della persona a cui si rivolgono, si esprimono in un certo modo. Hanno tante possibilità. Certo, da un certo punto di vista si può dire che questo li rende inaffidabili, ma questo è tipico del segno d'aria. Ma è semplicemente la loro natura. Non è detto che siano veramente inaffidabili. È possibile, certo. È anche probabile in tanti casi, dal momento che hanno tante facce, ma soprattutto è un certo modo di essere, vogliono esprimersi in tanti modi, hanno questa facoltà, un potere anche, il potere, la capacità, il talento di essere tante cose diverse, e questo è anche estremamente interessante. Ecco, questa è un po' l'atmosfera dei Gemelli, estremamente intelligenti, Mercurio, qui nel suo domicilio primario, e poi cos'altro? Ah sì, bisogna aggiungere una cosa, qui c'è Ypsilon. Allora, se sei ascendente Gemelli, hai paura del tempo che passa. Certamente, se sei un ragazzo, no, perché il ragazzo è immortale per definizione. Sono un ragazzo, chi mi ammazza? Sarò per sempre così. Anche se molto presto i Gemelli sentono il passare del tempo. Ypsilon rappresenta il tempo che passa. Sentono e lo temono. Questo, guardate, tra l'altro lo vedo anche in tanti cantanti, no? Insomma tanti, ce ne sono alcuni, so, per esempio ci sono delle canzoni di un cantante che forse non conoscete, Daniele Grof, in cui parla molto nel suo primo album, che ha fatto tanto tempo fa, parlava proprio in tante canzoni proprio così, ma con leggerezza, ma parlava del tempo, cioè si vedeva la preoccupazione, il tempo che passa, che passerà, anche se era giovane. E ce ne sono anche altri, adesso non ve li indico perché probabilmente non li conoscete neanche, anche perché in generale, tra l'altro, il Gemelli, forse anche chi è ascendente Gemelli, si potrebbe dire, ha il suo momento massimo di gloria, anche di successo, quando fa delle cose legate all'arte, soprattutto durante l'adolescenza proprio, in generale. Non tutti, si può anche, non so, Bob Dylan è dei Gemelli, è sempre famoso, anche adesso, anche se è vecchio, ma in generale si ha il momento di maggior così espressione di sé quando si è ragazzi.
Quindi c'è la preoccupazione del tempo, perché certo, io sono un giovane, sono un ragazzo, sono una ragazza, però a questo punto ho 40 anni, non 50, non 60, cosa devo fare? Quel corpo che cambia, posso ancora comportarmi come un ragazzo o una ragazza e non lo so più, posso giocare nello stesso modo? Diventa difficile, certamente, perché a un certo punto si può essere anche ridicoli, si può essere fuori da quello che ciò che è regolare, no? Cadere così, essere patetici, ma questa è una tendenza effettivamente che c'è nei gemelli, quella di rimanere sempre giovani. Comunque lo spirito rimane sempre giovane, anche se il corpo cambia. Se pensiamo a Gianna Nannini, per esempio, cantante dei gemelli, beh, invecchia, però è sempre una ragazza, il suo modo di fare è una ragazza. Ecco, se voi avete l'ascendente gemelli, avete questo spirito giovanile eterno, che va benissimo, però è problematico. Plutone, piccolo problema, come pozzo, come oscurità, vedete l'oscurità e vedete Y, il tempo che passa. Questo è l'aspetto problematico, certo, però rimanete sempre spiritosi, giocosi, ludici e comunicativi. Ecco, finisco qui questa mia spiegazione effettivamente mercuriale, perché è molto mossa, effettivamente come tipico dei gemelli. Vi saluto, spero di avervi spiegato qualcosa che vi può essere utile, e vi saluto anche cara Zorel. Ciao, alla prossima volta e siate molto molto felici. Ciao!